Cicale, cicale, cicale. Oggi giornata in pigiama, siete contenti? Grazie ai termosifoni per il loro simpatico, divertente ed emozionantissimo ride! Ciao belli! Ho le mani fredde. Abbiamo vinto 3-0 per loro! Bravissimi! Che impegno, che dedizione, che uomini! Come va? Come va? Come sta? Voglio sapere tutto di voi. Voglio sapere tutto questa sera. Come va? Eh? 3-0 per loro, complimenti, complimenti. Grazie, vi è piaciuto il video di oggi? Mi ci sono impegnato abbastanza. È stato parecchio impegno. C'è stato dell'impegno nel mio video di oggi. Cosa c'è? No, un aggiornamento dei driver Nvidia? No, non me lo dire. Ostia. Un tavolo buono che conosco il proprietario, ma certo. Non me lo dire. Lei è stata buonasera, signor Gatto. Purtroppo passo solo per un saluto per dirle che sono belli. R2, Red Dead Redemption 2, Pokémon, eccetera. Ma a me manca da morire Farmers Dynasty. Stavo aspettando un aggiornamento un po' più corposo di Farmers Dynasty perché l'ho riprovato. Vediamo, vediamo. Grazie ad Alexiusita per la sua sub. E che è successo? Bow Nemesis! Che fa? Tocca? Questo qui è pazzoide. Grazie a Baunemesis che regala la sabba al Gasby, a Nassi, a Manzio, a Ilbura, a Drake, a Feffe, a Bioshock, a Lord Max, a Cisim, a Carolviani. E grazie a Twice per i suoi 25 mesi e Punker che ne fa 8, come 8. E le donazioni di Natale, le sub di Natale non sono pronte ai regali, mi dispiace. Anche se a tema regalo sarebbe bello. Il lavoro è lavoro. Era selvaggio il video di oggi, vi è piaciuto? Grazie mille, Baunemesis. Il lavoro è lavoro. Ma Che a uomo. Natale. Ringraziatelo tutti. Bravi. Il Pirla mi ha fatto morire. Il lavoro è lavoro. Il Pirla. Grazie mille. Grazie al comodino seducente, 11 mesi, meno uno all'anno Gattaus. Ora ci tocca una cena io e te e dei calzini. Guarda. Daniel, 5 mesi, signor Gatto, è la mia seconda relazione più lunga di sempre. Le si vuole bene, grazie mille. Grazie a Kira Valentine, quasi 2 anni. Sembra ieri che della mia prima resub. Sempre fedeli al gattone, ti vogliamo bene, grazie mille. Grazie mille. Chi è? Chi è? Frattu, 27 mesi, tantissimi, grazie mille. Grazie al sovietico per i suoi 19 mesi. Morragan, 24 e Chuck, che ne fa 26. Oh, mamma mia, questa sera resub dannata, eh? Maciek, 7 mesi, questa è la sub di Natale. Auguri, auguri. Qui ci ha infilato il piede, che Un schifo. tavolo buono che conosco il proprietario, ma certo. Un tavolo buono Ah. che conosco il proprietario, ma certo. Piovasco, 9 mesi. Oggi vi ho accontentati. Un tavolo buono Oggi che ho conosco fatto il una proprietario, cosa ma certo. che in molti mi hanno chiesto abbastanza, mi Tavolo avete buono chiesto che in conosco il proprietario, tanti. ma certo. Oggi ho accontentato il mio buon pubblico e ho registrato un gioco a grande Un richiesta. tavolo buono che Siete conosco il proprietario, contenti? ma certo. Quest'oggi infatti ho registrato Ring of Elysium. Domani, no, domani lo Un monto tavolo e buono che giovedì conosco il proprietario, ma vedrete il certo. video, ok? Fico, interessante, intrigante. Scusi, Vi do signore, delle mi dica, impressioni a cosa vuole? caldo. Perché dice sempre 19? Ho vinto. Ma che altro che se vale i cazzi sua? 19, 19, 19. Andrecitta, ormai ci siamo, manca poco ai 2 anni. Suscettino, grazie mille. Grazie a Piovasco per i suoi 9 mesi. Dantheory, 5 mesi, auguri. E Kasu ne fa 18. Ho spoilerato, Tavolo buono che spoilerato, conosco il spoilerato, proprietario, sì. ma certo. Oh, ve l'ho detto, spoilerato. Comunque, intrigante. Un No, tavolo no, c'è buono la che conosco vittoria, il proprietario, giuro. ma Ho certo. vinto. Poi dopo ci sono altre questioni, ma mi è piaciuto parecchio. Insane, grazie Un mille per la tavolo sua buono sub. che conosco il proprietario, ma Lo certo. faremo anche in live. Non stasera, naturalmente, perché è il day one della giusta causa 2, però. Ci sta bene. Però. Buongiorno. Dai. Allora. Intanto avviamo la giusta Un causa tavolo 2. buono che Cazzo, conosco il proprietario. quante resub oggi? Ma che bello, ma grazie. Luxparro, 22 mesi di tier 2. E quindi sono io Un tavolo quello che buono che su conosco Ring il of proprietario, Elysium ma viene certo. shottato da un cecchino a 40 km di distanza. Un abbraccione. Ho guidato un Monster Truck.
Il lavoro è lavoro. Avlas, non la si può seguire live, ma la sub è d'obbligo. Buon Natale in anticipo. E fa 25 mesi, tra l'altro, che bello. Mi dispiace che non riesci a passare in live. Spero che il pass broadcast ficchi. È altino il volume. Ho scritto Just Cause 2 nel titolo? No, il 4, ho scritto giusto. L'ho detto 2. Il volume però. Allora, player non fatto bene, ni. Ha dei pro e dei contro, però lo vedrete nel video. Allora, aspettate che abbassiamo il volume intanto. Ok, mettiamo a 40, a 50 tutto. Basterà? Va bene così, mod? 50, lasciamo tutto a 50, per carità. Dovremmo esserci. Allora, il buon Karim Musa mi ha spoilerato questo gioco. Ovvero, mi ha fatto vedere uno screenshot facendomi vedere che probabilmente le texture sono da Play 2. Ma noi non siamo prevenuti, quindi... Inizializziamo. Togli sto mouse che mi dà fastidio. Gioco col pad. Perché è già scoso, insomma. Ex membro dell'agenzia Ricco. Quanto è piccolo! Sì. Nessuno sapeva la sua ubicazione da quando abbiamo lasciato Medici. No. Ha fatto cadere almeno una decina di capi di Stato. Almeno, eh? La Mano Nera ha già avuto a che fare con lui a San Esperito, dove ha assassinato il nostro capo, il presidente Salvador Mendoza. La Mano Nera, per chi non lo sapesse, è in combutta col clan Poi del piede. Poi l'abbiamo rivisto a Medici, dove ha rovesciato Sebastiano di Ravenna. È scritto piccolo, sì? Sebbene l'agenzia fosse coinvolta, questo è il suo supervisore Tom Sheldon. Abbiamo scoperto che Rodriguez ha liberato Medici per ragioni personali. Ok. Mi hai già ragguagliato, comandante Morales. Stiamo preparando Porca un vacca. Test. Veniamo al dunque, per favore. Certo, signore Spinoza. Che grafichina, L'intelligence ipotizza che sia il Che modelli straordinari. Matua, 8 mesi, grazie mille. E il mio Miguel Rodriguez. E si trova qui, a Solis. Wow! Ora. Gino Panevino, siamo a 10, non so che scrivere, quindi culo! Culo a lei, signore, culo a lei. Le texture sono leggermente Play 2 barra Play 3, diciamo... Il passaggio di gen. Vabbè, no, non giudichiamo, abbiamo visto solo una cazzi, non contano le cazzi, l'importante... Non guardate neanche la giacca di questo uomo. Non guardate la barba. Questa è la superarma di mio padre. Il progetto IAPA. Cazzo. Era un brav'uomo, mio padre. Uno scienziato. Non ha senso che abbia creato questo. No. Anche mio zio era un brav'uomo. Lei è pittinata molto bene. Quante domande, eh? Nessuna risposta. È l'ora delle risposte. Ah! Non puoi farcela. Grazie al cartolaio, ho preso i 3 mesi. Chi può aiutarci? Mira, ascolta, non sono un novello. Ora è diverso. I sottotitoli sono così. Non è solo un po' di maltempo, Rico. Se ti degnassi di ascoltarmi. Ascoltala, Rico. Mira, un piano è una lista di cose fallibili. Meglio una lista breve. Sì, pronta. Quando ti collegherò a quella console, dovrai trovare Spinoza. Lui risponde alle domande e noi distruggiamo IAPA. Un piano. Leggete i sottotitoli, non guardate la grafica. Beh... Buona fortuna. Che animazioni, ragazzi. Ishvard, finalmente siamo maggiorenni, cazzone. Farai meglio a parlare. Mamma mia. Ma siete contenti? Questo è il primo capitolo dove c'è il rampino. Controllo radio. Ti sento forte e Filippo, chiaro. Buonasera, signor Gatto. Dai, che prossimo mese festeggiamo gli anni. Guarda. Come per il rampino premi il tasto destro? Ma sì, allora io c'ho il coso. Com'è? No. No. No, 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 ok. No, aspetta. Non me lo puoi spiegare, basta? Ok. Ok, come si fa a farlo? Aia, che male. Ok, dorsale sinistro. Scusa, non mi puoi far vedere...
comandi. Controller. Grazie. Tutalare, corpo a corpo. Premi per ricarica, ok. Paracadute, benissimo. Tiro di precisione. Afferra, aggancia, cambia obiettivo. Oh, è abbastanza semplice. Boh, non me lo ricorderò mai. Tieni premuto X per rilasciare tutti i ganci. Quale sarà la X? È una buona domanda. Sta vibrando tu. Oh! Oh, finalmente mi ha spiegato con i tasti del gioco. Beh. Ok. Con questo rilasci tutti i ganci. L'ho fatto. Luca! Cheers! Ciao gatto. Anni che la seguo e non ho mai dato una lira. Anche perché ora c'è l'euro. Grazie. Allora, sì. E rampino premi le B, lo sto facendo. Quanto dura sto tutorial? Vabbè, ho capito, vado e vaffanculo. Marrangio. Quanti barili esplosivi? Giochi per la Play 2 così interessante. Un muro blocca la strada. Puoi scavalcarlo? Spider-Man, okay. Tu sei l'uomo ragno. Ora dove si va? Vai verso quelle luci dall'altra parte. Tutalare! Yes! Ah, no. È una grossa torre. E Spinoza che cambierà il mondo. Niente più tornado o uragani. No, ma è più. Quasi tutta Solis gli crede. Volo come Spider-Man. Il progetto IAPA non sarà un problema, Mira. Se il tuo piano funziona. A rischio di cascare. Funzionerà. Rischio di cascare. No, non è vero. Non è mica Spyro. Mi attacco. Per sicurezza, sapete. E grazie anche ad Alex che me l'ero perso. Buonasera, ragazzo. Sono 15. Beh, ascolto mentre studio, se no mi sento solo. Sarai faccia a faccia con la mano nera. Grazie. Non sarebbe la prima volta. Eh certo. Vado su. Tu sei l'uomo ragno, Spider Gat. Aia, che male. Nessuno mi vede perché sono mago. Ah. Fortuna che è fatto di magia questo rampino. Volteless butta giù tutto con il potere del rampino. Guarda, adesso vedi che spacchiamo tutto. Dove devo andare? Mi sono distratto un attimo. Ah, lì. Ok. Ma se io faccio così e così? No, c'ho più. Pensavo di fare una mossa ninja. Ecco. Cioè, lui ha anche delle scarpe che si appiccicano per forza. Perché... E quanto bisogna rampinare, però, ragazzi. Capito? Rampì. Sono arrivato stealth. Segui. Perché c'è il mouse? Levalo. Ok. Confronto il rampino di Batman è nulla, certo. L'esplosione è bella. L'esplosione è bella, dai, niente da dire. Che fa? Mi risponde al fuoco? Che fai? Mi risponde al fuoco? Ah, che ti rampino il culo, eh. E ti rampino qui. Tiè, ciao. Come beccato? È bello perché continua a vibrare il pad. Vabbè, facciamo che li ammazzo. Ah, no, è già morto. Ricarica, vabbè, è ovvio. Il bersaglio. Posto. Smetti di vibrare. Qui c'è una cassa. Sarà interessante questa cassa? Non lo so. Mili? No? Fuoco secondario. Ricarica armi. Come si... No. Con rampino, forse. No, non credo. È un po' strana come cosa, no? C'era la Y per aprire! Perso contatto nemico. Radunarsi. Come perso? Sono qua, ragazzi. Aspettate, sto cercando di aprire la cassa. Che ce l'ho fatta? Una cassa piena d'armi. Beh, la mano nera non scende in guerra impreparata. Certo. Come si cambia arma? Non me lo dice. Con la Y. No. Non me lo dice proprio. Oh! Non lo sapremo mai. Y. E non lo fa! Non lo fa! Boh, saprà lui. Magari me lo deve tutoriolare prima. Era piena di armi, ma nel senso in generale, perché lui ne avrà viste. Ragazzi, se non sapete in retroscena, non dite, dai. Poi dopo facciamo le figure. Ma graficamente non è così male. PC, sto giocando su PC. Matti l'hai già chiesto. Sicuramente sì, torneremo su Ant Showdown. Con calma, adesso facciamo tutto. Devo
Non erano contenti che ficcassi il naso dappertutto. E direi di no. Questo quelli si spacca? Della mano nera sono mercenari ben addestrati. Scusa? E sono tutti al soldo di Espinosa. Il suo esercito privato. Spider-Man. È anche piuttosto potente. Non abbastanza. No. E staccati! Che non si stacca mica più, eh. Bestia. Che male. Ma cosa ne sapete voi di nemici? Allora, questo qui ve lo rampino qui, così. Mi sembra una mossa intelligente, no? Mi sono rotto tutto? Vabbè. Vedo quelle sporgenze. Tutte le unità della mano nera, state in attesa. Mante la mano nera. Riprendere pattuglia normale. Per fortuna, guarda. Usa il rampino e apri paracadute. Ma verso cosa, scusami? Ah, verso di lì. Aspetta. Ci prende? Ok. Eh no, ho sbagliato, ho sbagliato! Ok. Nessun problema. Che errore. Insomma. Aspetta, che devo prendere un attimino la mano, che non gioco a Just Cause da 60 anni. Ok. Lì, lì, no, 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 lì, ok. Ci arrivo, con calma ci arrivo. No, non era quello il tasto corretto. È perché ho finito i rampini. Vabbè. Ed è, ok. È divertente. La grafica non è cambiata per niente dal 3. Facciamo pure dal 2. Porca puttana. Perché Kenny mi parlava di una cascata, ma quella credo ci sarà più avanti. Ok. E niente, fa il cazzo che gli pare. E non stronzeggiare. A tutte le unità della mano nera, abbiamo un intruso. Ma non fa ridere la mano nera? Scusi lei, per quale agenzia lavora? Ah, io lavoro per la mano nera, sa. Siamo cattivi, noi abbiamo la mano nera. Sono il progetto IAPA. Si trova sulle pagine gialle. C'è una console. Dottorissimo. Lo prendo. Non ci ho preso. No. Dai. Attaccare a volontà. Allora aspetta che scendo. Boni, eh. Ah no, quello lì è uno che ne... Oh ragazzi, non mi sta facendo cambiare arma. Non so che fare. Bell'arma. Ma come, così? Ma quella l'ho raccolto, quella che era per terra. Era comoda quella di prima. Mi piaceva. Che palla. Mi attacca. No. Ops. Ok. Quello è buono. Questo non lo so. Ammazzo un po' tutti. Me ne frego. No. No. Ma quelli che sparano sono finiti qui. Va bene. Quello lì. Arrivo, scusatemi. Mi sono allontanato un attimo per giusti motivi. Arma attiva, tieni premuto RT, RT, aggancia avversario, tieni premuto RB. Cosa? Cos'è questa cosa? Mi piace. Cos'era quella mossa? Tieni premuto X. Grazie, vi voglio bene. C'era il Dead Eye, avete visto? Mi spacco anche quello. Che elettricità. Ok, che devo fare? Segui i riferimenti verso Ilpa. Diritto. Eh certo. Vado su. Aia, aia. Aia, oh, che fa? Questo pazzo, poverino. Attilare, buongiorno gatto. Porterà ancora l'assassino? No. Potrei usare questo Moro culo, Marco culo, sono d'accordo. Ah, ho capito come la vuole pensare. Così? Bello. Bravo. Attenzione. Il signore Spinosa richiede a tutti il personale di entrare nella struttura. Sta per iniziare il test del progetto. Trova quella console. Meglio non essere all'aperto quando inizierà il test. Dai, carino, carino. Manca per poco. Adesso. Grazie anche a Hughes. 14 come mesi di gravidanza di un cammello. Sì, ho finito di idea per scrivere qualcosa di simpatico, certo. L'importante è crederci. Allora, io vengo di qua, ma tanto sicuro mi manda più avanti di qua, no? E infatti, non avevo dubbi. Ci siamo, eccomi. L'ultima posizione nota del nemico, in attesa. Davvero mi dovete vedere, ragazzi? Ne avete bisogno? Beccatevi sto lanciagranate. Aspetta. Massacro tutto, vaffanculo, che gioco ignorante.
come piace a noi. Vieni qua. Abbattiamolo! Non se vi abbatto prima io. Cazzo, ma questa macchina magari la potevo guidare. Guida! Aspetta, aspetta che uso il turbo. Ci ho provato, ci ho provato. Ok. Aia, che dolore. Ma sei scemo? Ma che ti attacco qua, eh? C'ho il potere del rampino. Uè, via qua. Beh, non fai più il gradasso. Che fa? Ma è un altro. Ma si vaffanculo. Bellissimo. Bellissimo. Questo deve essere un gioco, deve essere divertente da giocare. Il realismo, ma chi se ne incula? La grafica pure. Guarda, l'importante è che sia divertente. Tra l'altro faccio notare che c'ha delle parti di grafica che fanno cagare il culo. Giustamente, tra l'altro, l'apparato giusto che fa questo mestiere. Ma guardate, lascia i bossoli quando spari. Guarda! C'è! Va bene, Max Payne! E vabbè, non è così merda comunque, dai. L'importante è che non laghi. E beh, ho sentito parlare uno, dov'è? Lo sento parlare, ma non lo vedo. Amico mio? Dove è finito? Il primo Mass Effect come grafica? Vabbè, dai, adesso non è messo così male. Dov'è? Ma lo vedete voi? Per Omega. Anche su Play 2 c'erano i bossoli. Però non ti attaccavi così come l'uomo ragno. Aspetta, vediamo se... Eccolo qua! Aspetta, aspetta. Ah no, cazzo, aspetta, ma è caduto. Come lo piglio adesso? Dov'è? Aspetta, via qua. Volevo fare una cosa fica. Difficile. Allora, un attimo. Perdonami. Niente, ho fatto la cazzata. Bersaglio, figa. Ci avrò un nome, no? Oh, nemico è già meglio. Bersaglio. Bello. Allora, fammi fare questo. E dammi questo. Basta. Posso provarlo? Funzionato, cioè l'abbiamo ucciso. Doveva morire, è morto. E sempre a lamentarvi siete. Meno male che la pelle è durissima. Che è successo? Come si è incastrato? Ok, Mira, ho trovato la console. Connettimi e troverò Espinosa per te. Hackera. Come R2, che hanno tutti lo stesso doppino. Stai vicino a quella console, perderò la connessione. Ma che palle, guarda te, signorina. Allora, tu ti attacchi lì e vediamo che succede. Scusi. Merda. Tienili lontani, lo troverò il prima possibile. Le granette! Ma scusami, io devo stare vicino se no perde la connessione. Ma le granate non causano problemi alla connessione? Il King! Grazie mille, Sua Maestà. Ci provano, signore. Madonna, se ci provano. Bravo, hai scelto proprio la mitragliatrice giusta. Su, via. Che c'ha? Che fa? Mi spara? Anch'io sparo. Sparo anch'io. Guarda, guarda, guarda un po'. Che fo... Giochi pesante? Anch'io! Sono parecchi uomini della mano nera. Quando il piede era meglio. Aspetta ancora. Ma posso allontanarmi un secondo per ricaricare? Lo sto cercando. Ah, ma l'hacking funziona, certo, anche da qui. Prenditi il tuo tempo. Figa, è una cagata allora. Che ci vuole? Che fa? Ma quello lì c'ha uno scudo. Bravo. Bravo lui. E quello lì è vicino dei barili, ma sei veramente un deficiente, Che c'ha? Che c'ha? Eccolo, trovato. Il suo ufficio è quasi in cima all'aguglia.
L'aguglia. Tutto questo lavoro. Dov'è l'aguglia? E lui è in cima. E lui è in Cina. Cazzo. È improbabile che sia sopravvissuto. Ma che schifezza, dai! È meglio la grafica di gioco, com'è possibile? Spinosa. Già. Cazzo, non è che magari dobbiamo hanno... verificare. Queste sono cutscenes del gioco della Play 3. Vediamo cosa sa fare il progetto IAP, ok? Non... Signore. Fa vera... È troppo schifo. Ci vuole tempo perché il nucleo arrivi a piena potenza. È classico. Riesci a tenerlo prima. Occupato fino ad allora? Qui il comandante Morales. Siamo sotto attacco. Attivate le difese di IAPA. Fate fuoco con tutte le torrette. Bella idea, visto che sto venendo sopra la vostra torre. Ma cosa sono? Cosa sono quegli effetti esplosivi, ragazzi? La donna con Rico all'aeroporto. Era chi penso io. Ma che dinosauro sono nato! L'organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord. Allora pensaci tu. Con piacere. Allora pensaci tu. Ho le labbra grosse e parlo ambiguo. Action Man! Ah giusto, ce l'ho tutto alare! No niente, usiamo il paracadute. Straordinario. Straordinario. Rico. Rico, che poi il gioco è divertente, quindi è la cosa più importante. Rispondi. Vediamo il nostro Wolverine. Ma la cutscene è una merda, però in game. Mira. No, si è rotto rampino. Rico. Dai, rispondi. No, se si è rotto rampino, basta, chiudo il gioco. Mira. Non posso stare nella foresta senza rampino. Oh mio Dio, sei vivo. Ah, no. Ho perso il tuo segnale. Sì, il rampino si è rotto. No! No! Anche la tuta. No! Il paracadute. Vabbè, allora. Qualche costola. No, no. Vabbè, che sei. Dovrò riparare tutto. Guarda che parlava senza essere doppiato. Nella foresta? Nella foresta. Non lo so. Ti mando le mie coordinate. Spero servano. Perché è refound? È divertente il gioco, va bene. Ci si vede. Bella raga. Ma come scappa tu? Merda. Ora non è nemmeno più divertente, esatto. Non ho più il rampino. Lo rottamiamo? Cazzo. Bon, e adesso cosa facciamo? Quando cerchi di premere il rampino? No, non fa. Senza il rampino mi sembra che mi manchi un arto. E dillo a me. Oh, Dio mio! Analizziamo le cose da un punto di vista. Il pavimento è una merda. L'acqua. Beh, l'acqua è fatta anche in maniera interessante perché crea un po', sai, di rifrazione con quello che c'è sotto. L'acqua esiste, quindi lo accetto. Ah. Dimmi che avete visto il cinghiale, vi prego. Ditemi che. Non questo, quell'altro. Che si stava incastrando su per la muretta. Le texture non ci sono. Texture le ha disegnate un bambino. Tocco il maiale e lo sposto, certo. Perché ci sono poi delle bottiglie lì? Incontra un mira. Beh. Che animale è quello lì? Sera. Cos'è? È un cinghiale, ma prima sembrava un piccolo pony dal collo. Sembra il posto giusto. E certo. È pieno di belle gnocche color olivastro. Non ho visto niente come Iapa prima d'ora. Scusami, quanta differenza tra le signorine? Una color olivastra, mezza nuda, che cammina scalza, e una super punk, scalza anche lei, che si fuma la siga. Olivastra, non verde. Vabbè. Una è turista e una è del posto, giustamente. Mira, sono El Abismo. Qui la gente non soffre di vertigini, eh? Cazzo. Tu no, di certo. Però che figo. No, ma di solito ho un paracadute. Paraculo. Come si va lì? Carina questa idea di...
aver costruito casa dentro i container attaccati al ponte. Beh, le persone sono ben dettagliate, Gabriel. Che ti lamenti? Guarda, questo qui c'ha la braga... Non la braga, come si dice? La maglia lunga. Non mi toccare, idiota. Guarda qui che movenze, Gabriel. C'è la signora vampiro che sta parlando con la Sermione Ermina, però non si guardano negli occhi. Ma hanno anche gli smartphone, guarda. Bravissimi. Come faccio ad andare lì? Come salta giù? Ma la gente fa questo? Ma puttana! Cosa è successo? Va tutto bene? Ma... Sì, tutto ok. Quelli che vivono qui come fanno? Così? Allora, questa è la cascata che Karim mi ha fatto vedere. Parte bene, poi diventa... e poi sparisce dietro. Però parte bene. Fa il fumo. Cazzo! Tutti i scalzi fanno questi salti, certo. E poi rischiano anche di morire ogni volta qui. Tizi per spostarsi fanno parkour. L'elicottero della mano nera. No, la mano nera. In vista. Si è svuotato alla svelta. Ehi, mano nera! Gli abitanti sta cercando di scappare da Espinosa e dalla sua mano nera. Che elefante. Hanno fatto anche la rampa per i disabili, vedi? Bravi. Una cascata nel nulla, ma non ti porre delle domande. Fallout 76 è molto peggio. No, Fallout 76 è Fallout 4. È diverso. Allora, ma perché le texture quando diventa... Ah, che scattazzi che tira questo uomo di merda. Ma com'è dettagliata lei rispetto alla porta? Stai da schifo. Acqua. Minerale. Non era setaccia al villaggio. Succede spesso? No, quasi mai. Forse qualcuno ha attaccato la base meteo. Chissà chi è stato. Attrezzi? Ma oh, ma che cazzo? Grazie. Ma che maniere? Stronza. Non posso affrontare il progetto IAPA da solo. Sono d'accordo. Devo ammettere che sbagliavo. Avevi ragione. Oh, lo ha ammesso. Mai dire a una donna che ha ragione, però. Un segnale di soccorso. Oh, knows. Credevo non fossi più con l'agenzia. Sgamati, niente. Dammi una mano, dai. Tieni questo cacciavite gigante. Infilamelo nel sedere. Che cosa facciamo con IAPA? Tra la tempesta e quelle torri armate, non mi posso avvicinare. Io avrei un paio di idee. Dimmi. Aspetta, ascolta. Le vostre azioni nei prossimi minuti decideranno il destino. Sono della su PC, comunità. Ragazzi. Sono il comandante Morales. Grazie, troll utente. Dopo due mesi sono riuscito a risubbare in live. Le suore Bergattore, grazie della ficcanza. Per mantenere l'ordine e la giustizia a Solis. Brava. Ho lasciato che questo posto fosse un rifugio per i reietti e per i criminali. Ma ieri notte c'è stato un attentato contro la struttura del progetto IAPA. Il colpevole è stato spalleggiato da qualcuno del villaggio. Non proiettano ombre. Gabriella. Vabbè, adesso. Sempre attaccarvi ai dettagli, ragazzi. Che vi frega? Sa che lavoriamo insieme. Se Mira Morales non mi verrà consegnata all'istante. Grazie a Barza. Sarò costretta a condurre un'indagine a tappeto. Entreremo in ogni casa. Controlleremo l'identità di ogni cittadino. C'era bisogno in quella scena di far vedere il vento. Verranno severamente puniti. Tu. No, ha riso. Non dovevi. Uomo qualunque. Luis. No, Luis si chiama l'uomo qualunque. Dov'è Mira? Dove? Devo fare qualcosa. Ma se sparano a lui, non Gabriella! Colpiscono anche lei? Per chiedere. Lascialo andare. Cugina. Cugina? Grazie a Sconti Emiflex che è maggiorenne. Beh, no, 18 mesi tua, e un Lucci fa due mesi, grazie. Se tuo padre ti vedesse oggi morirebbe per il disgusto. Mamma sei un mostro. Voi traditori parlerete tra voi delle vostre delusioni. In prigione. Beh. Sull'elicottero. È finita bene, non l'hanno uccisa. L'ho buttato per terra Luis con le sue belle scarpe sgargianti.
lui si è fatto la cazzata. Lui si ci resta sempre. E là! E sono tutti personaggi di Fortnite quelli. Ehi, alt! Qualcuno ha aperto anche l'irrigazione. Mi sa che ci hanno sgamati. Che succede? Chi sta sparando a loro? E chi a chi? E niente. Ma che macello! Ha riparato rampino prima col cacciavite. Minchia. Ci servono rin. Si era liberata un secondo dopo, eh. Non so se avete visto. Posso sparargli io? No. One Man Army. Il nostro War Machine. Grazie Delbor per i suoi 15 mesi. Ma io gioco prima o poi? Ma scusate, poggio il pad. Mamma mia, che schifo. Ma come è vestito? Abbiamo appena iniziato una ribellione. Non avremmo dovuto coinvolgere questa gente. Ne abbiamo fatto tutto tu per fermare il progetto IAPA. Beh, allora serviranno più armi. Ecco, c'è una fabbrica in fondo alla strada, abbandonata. Casquillos Vasios. Anni fa produceva gli armamenti della Mano Nera. Beh, diamo un'occhiata. Luis, vero? Che War Machine Action Man! Occupati di questa gente. Chi vorrà affrontare la Mano Nera potrà farlo. Dai! Te la senti, sargento? Cazzo? Sì, signore. Come sargente? Così? Mira. A uno con la collanina di perline, sargente. Ci vediamo alla fabbrica. Con tutte le ammenicoli ai polsi, sargento. Ma guarda lì, che cos'è questo uomo? Col giubbino giallo e verde. Sargente. Povero mondo. Guarda che bello che è poi dopo lui. Più o meno. Spero allora che funzioni tutto. Non si lava da un mese, visto. Aspetta. Oh cazzo, no, scusa. Problem. Salta. Non ti fermare, salta. Puttana. Allora, ok. Succede di fare degli errori, va bene? Perfetto. Con due cacciavitate si risolve tutto, eh? Sono Luis. Voglio dire, sargento. Sargento! Io e Mira ti aspettiamo a Casquillos Vasios. Vamos a bailar. Quella è la fabbrica. Sargento e Easy hanno fatto delle ricerche e dicono di poter far ripartire la produzione. Esta vita nuova. Chi è Easy? Ciao, sono Laker. Salve. Ciao. Passa quello che hai alla tua lente RA, Mira me l'ha detto, già fatto. Scusami, ma non hacker in quella baraccopoli? Tipo un computerino sull'occhio. Una cosa simile. Cominciamo. Bello. Ok, sargento. Tocca a te. Sargento. Pronto? Ecco la tua missione. Vai. Dobbiamo alimentare la fabbrica. Sì. Ma le porte della centrale elettrica sono bloccate da dei generatori d'emergenza. Ok. Spiegami mentre faccio. Missione accettata, sargento. La tua lente in RA ti mostrerà dove guardare. Difficio è solo prima. Questione okay. di tempo prima che Gabriella mandi altre forze. Ma guarda che è arrivato un elicottero e si è schiantato. Ci servono armi. Ma porca puttana. E no. Ho sbagliato tasto di nuovo. Ok. Ok, ho scansione. Trova l'ingresso dell'edificio del generatore. Ah, ok, sarà qui sotto, presumo. Però abbiamo già gente. Li uccidiamo. Guarda che ha preso fuoco tutto. Quello lì che si è schiantato con l'elicottero. E i contribuenti pagano. Le eliche è giusto barili che non girino, ragazzi. Ha funzionato. Porca vacca, avrei dovuto allontanarmi magari. Una trappola dei Ghostbuster. Il generatore è ben schermato. Riesci a spegnerlo? Potrei usare il mio rampino per strappare via la blindatura. E poi? Che faccio? Andava tolto? Ops. Cazzi. Un generatore sistemato. E vai. Ok, ne restano due. Sai dove cercare.
Scusa, è messo. Foto casino. Bestia. Ma chi c'è della gente che spara? A chi? Perché volevo correre in realtà, ma corre da solo, non serve. Qui c'è qualcuno che spara. Oh, vabbè. Oh, questo mi sembra più vicino. Senti. Voglio aprire questo. Aia, 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 aia. Fuori due, ne resta uno. Posso aprire? Sono entrata nelle comunicazioni della mano nera e stanno arrivando. Sbrigati, Hardwell. Ma quel pezzo lì è attaccato all'arma, scusami. Ma cosa serve? Una valigetta? Cazzo, che bello. Chissà come funziona. Ok. Che figo, aspetti. Dov'è? Aspetta, voglio vedere come te la cavi. Tutto bene? Non credo. Che fastidio questo tasto. Hem. No, ho sbagliato. Lo attacco lì. Ho sbagliato. Questo lo attacco lì. Che figo. Il rampino è sempre stato quella cosa divertente del gioco. Che... difficile trovare la torre. Desmo, grazie per i suoi 27 mesi. Le porte si sono appena aperte. Cos'è questo? Ci sono truppe ed elicotteri in arrivo, Rico. Ma beccatelo in faccia. La struttura, o dovremo affrontarli con pietre e bastoni. Tutto lì. Mi dispiace lasciarlo attaccato a quel coso. Vado. Centrale elettrica. Sì. Ha qualche calo, sì. Però c'è da dire che fa calare anche la live ogni tanto. Vado dentro. Probabilmente perché non ho aggiornato i driver. Non ci ho pensato, mi dispiace. Devo usare il mio rampino. Quest'arma spara dei parcheggi. Come? Perché devo usare il rampino, scusa? No, aspetta un attimo. Aspetta, scansiona. E... sì. Perché devono rimanere... deve fare da... vabbè, ci siamo capiti. È giusto? No? Era un'idea di merda? Non lo so. Ah, no. Mi sono perso, aspetta. Allora, lì bisogna attaccarlo. E... là in fondo. Ah, ok. Bisognava semplicemente andare un po' più distante. Ho pensato troppo in breve, scusate. Allora, attacchiamo lì e allora andiamo qui. Alla lampada, certo. I interruttori sono attivati. E la mano nera è praticamente qui. Va bene. Attiva l'override principale. Cos'è l'override? Dov'è? Serve il rampino per l'override? Speriamo di sì. Ma scusami, non è che una fabbrica inizia a produrre armi Mira, così a cazzo? Siamo a posto. Diciamo a tutti di entrare. Come? Non hai che da darmi l'ordine. Cioè adesso stiamo producendo armi. Il fronte è rappresentato da queste linee sulla mappa. Questo è il punto in cui l'armata del caos sta respingendo la mano nera. Oh, ok. Armata del caos versus mano nera. Questa icona rappresenta una squadra schierata. Certo, non mi dire che c'è il gestionale perché non ne ho voglia. Conquista le regioni avanzando schierando squadre. Ok. Ma che porca puttana, guarda. Oh, santo cielo. Dando loro di avanzare, la tua squadra avanzerà alla linea del fronte. Ok. Vai, spaccagli il culo! Rico, dovresti venire qua fuori. Aspetta che apro.
con la mia tessera magnetica gigante sulle spalle. Che rumori. Usa rampino sulla mappa. Era Sif, sì. Che camioncino sobrio. Ma quindi niente, noi abbiamo acceso la fabbrica delle armi e loro sono arrivati a fare i tamarri. Ci hai portato le armi in tempo. La mano nera sta schierando le forze oltre il fiume. Ma le armi potremmo avanzare senza altri uomini. Ma non c'è una stampante 3D che crea le armi. Non funziona così. Ci siamo uniti dopo la tua azione nelle favelas. Crea altro caos. Arriveranno reclute. Un'intera armata del caos. Questo era il tuo scopo fin dall'inizio. Stronza. Oscar Spinosa comanda quest'isola. Chi si rivolta rischia di perdere la casa, il lavoro. Ragiono quando sono entrato, sì. Non si può vincere contro la mano nera. Abbiamo lo stesso scopo, Rico. Ha coperto il sole. Tu aiuti la gente a battere la mano nera. Noi ti aiutiamo ad arrivare a Oscar Spinosa. Ok, vabbè. Mira. Come preferisci. Come che preferisci? Facciamo? Ho qualche idea, Rico. Ma c'era bisogno di graffittare il fucile a pompa? Taglia la tua lente. Questi hanno giocato troppo a Bricks. Un'armata del caos. Certo. Armata del caos. Armata del caos. Pa pa ra, pa pa. I robot possono fare le armi da soli. Ostia, qui nel, in mezzo alla giungla c'è il robot che costruisce. Cos'è quel simbolo lì poi? Mi dà un po' fastidio. Si può togliere? Ok. No, niente, non si può togliere perché... Che c'è? Ah, sì, è il segnalino. Ma qui è Capodanno! Barre del caos. Per far avanzare la tua linea del fronte hai bisogno di nuove squadre nel tuo esercito. Per convincere la gente di unirsi a te, distruggi le infrastrutture e i veicoli da mano nera. Questo genererà caos. Vabbè. Dobbiamo rompere... Allora, questo qui si distrugge. Rico, sono io, Luis. Il sergente. È aumentato il caos. Ascolta, ho radunato un po' di uomini e ti ho fatto una sorpresa. Ecco, ti ho mandato le coordinate. Sorpresa mi ha fatto, ma chi la voleva la sorpresa? Frampo, settimana scorsa ho fatto il secondo mesiversario, questa settimana il terzo. Qualcosa non quadra con Twitch, signor Gatto. Bah, l'importante è crederci. Io mi faccio un volo. Che bordello. Bello. Attiva scudo. Cos'è lo scudo? Non ce l'ho. Ah, è questo lo scudo, credo. Dell'arma. Che succede? Aiuto, che Dolores! Che sboronata. Quanto si era aperto? No, vabbè, scusami. Scusami. Che... Attenzione. Attenzione alla tovaglia. Bellissimo. Bellissimo. Ah, quello è un elicottero buono. Cazzo, è morto. E vabbè, dai. Mi sparano da dietro. Chi? Ah, lì. Che desiderio. C'aveva il cecchino, ma io c'ho la tenda qua. E non muore, eh? Non muore, insiste. Aspetta, eh. Addio. Cavolo. Vado via, vado via, vado via, vado via, che prima che mi ammazzino, per carità. Qua è pericoloso. Non posso usare il rampino in acqua. Era il Lord quello. Da Chunk e montagne assieme. Ma dall'acqua sono inutile. Che peccato. Ma sbaglio, sta andando un po' storto. Perché c'è la corrente? Che bellino! Stanno tenendo bene. Ho spostato la muretta camminando, ma va bene. Un'arma fica. C'è qualcuno? È buono questo, è buono, sì. Ma questi sono tutti buoni, che faccio? Ho fatto.
Vorrei partecipare all'azione io, però ragazzi. Eh no. Ah, però così lo fa. Oh, scusatemi. Volevo uccidere voi, sono venuto apposta. Cazzo, fortuna che avevo lo scudo. Volo via. Guarda Gianni Fantoni, due colpi alla testa, ti sto superando, carimusa. Guarda lì. Ah, cazzo. Beh, siamo pari adesso. Mi hanno intasato il cannone con una banana. Possibile. Tre colpi alla testa, succa Karim. Guarda qua, guarda qua. Quattro. Yes. Chi è il vero campione dei videogames? Cinque. Signori e signori, venghino. Colpi alla testa per tutti. C'è più nessuno. Non l'ho preso. Che ventola. Sbagliato. Vabbè, vabbè, dai. Va bene uguale, va bene uguale. Siamo tutti contenti. Avete ragione. No, no, si può morire, si può, sicuro. Ci arrivi vicino? Ma ad esempio, scusami, io sto combattendo qui, ma devo rimanere qui a combattere, perché chi se ne frega? In questa fabbrica abbandonata ci sono... Ok. Ma qui c'è una missione da fare. Andiamo lì. Andiamo dal sargento. Scusami. Andiamo a vedere. Ma porca puttana, non mi sparate! Guarda, cos'è? Cos'è poi? Che cazzo di mirino laser del cazzo era? Non c'è più religione. Facciamo qualcosa di costruttivo, almeno nella nostra vita. Da rampinatori anonimi. Andiamo, Che ora? Abbiamo ancora 10 minuti. Ella! Ah, così? C'era una guerra in corso, ma visto che io sono andato via, hanno smesso. Ok, sono arrivato. Piano. Boh. Avvia dietro le linee. Come? Devo guidare la moto. È tornato giorno e non c'è più la guerra. Lo accetto. Lo accetto. Va bene così. Caricate! Partiamo fra 60 secondi. L'imboscata è opera tua. Sì. Bravo. Abbiamo preso molte munizioni della mano nera. Ma c'erano anche questi. Cos'è? Non li conosciamo e non li abbiamo usati. Cos'è? Ne abbiamo altri sul camion. Metal Gear. Ottima scoperta, sargento. Ci saranno utili. Qualcuno ha un cacciavite? Cosa te ne... Vuoi fissarlo al rampino? Che palle! Mi piace che sia così a cazzo, sì, però. È proprio bello. E cosa fai con quello? Con un cacciavite ci ha messo il rampino... Va bene. Che figata! Arriva la mano nera, sargento. Merda. Presto, guido io il camion. Ho un elicottero vicino pronto per l'estrazione. È lo stesso cacciavite, tra l'altro, che gli è arrivato a 4 frame in mano. Grazie, amico. In marcia! Arriva la mano nera, Gabriel. Te lo sei perso? Sono i cattivi. Come faccio a rampinare... Stanno arrivando. Andiamo. Lo special ramping? Oh. Ma scusami, allora, se io faccio così... Mamma mia, che scena ficca che ho fatto! Oh, signora! Ma chi le ha dato la patente? Guarda qua, trottolino amoroso. Ok, rampino sul camion. Andiamocene da qui. Scorta sergento al punto di estrazione. Va bene. Il pallone non è niente male, vero?
devo rampinare. Credo che sarà d'aiuto. Dove hai imparato a tendere imboscate? Ah, devo tenermi attaccato, così non rischio di cascare. Non era, non sa ancora adesso cosa li abbia colpito. Che vacca! È stato epico. No, ho sbagliato, scusami. Che c'è sulla strada? Pare che qui abbiano combattuto. Hai qualche idea, Rico? Oh, sì, una soltanto. Comando, c'è un intruso nella zona. Apri il menu rampino. Ok. Le tue mod per il rampino, ok. Al momento è la modalità arsenale A, equipaggiato. Puoi avere arsenali multipli modificati singolarmente. Ok. Sì, no, avevo fatto così. Perché lampeggiavi? Ah, lampeggiava. C'era un errore. Ok, l'effetto. La corona automatica attiverà automaticamente le mod quando i ganci sono posizionati. Va bene. L'azione. Ok. Se premo una volta su, mi mette quello. Se tengo premuto, mi mette l'altro. Abbastanza semplice. Aggiungi un sollevatore di forza media alla colonna automatico. Ok. Medio, ok. Ora il sollevatore è assegnato a questo arsenale. No, aspetta, scusami un secondo. Allora, voglio spaccare della mano nera. Tieni premuto. Nessun altro attacco nemico. Occhi aperti per nuovo contatto. Dobbiamo farli pagare, vero? Ok. Pazzesco! Ecco cosa intendo, roba così. Non ho capito però. Ho sbagliato, scusami. Ma aspetta, allora. Questo. Credi che diventerò un buon agente? No, come te. Stai zitto. Tieni gli occhi sulla strada, sergente. Questo serve a fare questo. Perché okay. Me lo sento dentro. Questo invece butta. Ho sempre sognato di fare qualcosa di importante. Continuo a sbagliare. È complicato, sergente. Tenendo premuto quello, okay, fa quello. Okay. Dopo. Che fatica. Arrivo. Va bene. L'importante era capire. Ma quindi se io adesso faccio così. No, aspetta un secondo. Se io faccio così a lui e vola via. Però rimane attaccato perché ho sbagliato. Cazzo, c'è una mira di merda, eh. Hai anche un cappellino di merda. Top. No. Allora, aspetta. Cosa sta facendo di grazia questo uomo? Però quel veicolo lì non vola mica. Adesso vola. Ok. Ne aggiungiamo ancora, forse. No. E anche lui vola. Sì. E lui muore anche nel frattempo. Buono. E questo qui non è buono a guidare. Merda, ancora! Aprirò un varco. Prova a usare i palloni su quelle carogne della mano nera. E ci sto provando, guarda, il problema è che... Non riesco ad appigliarlo quello lì. Ma salve! Perché è successo questo? No, aspetta che muoio. Arrivederci. Ok. Usa di nuovo quei palloni prima che ne arrivino altri. Sì, aspetta un secondo. Oh, come? Che incubo è successo qua? Ah, pallone e pallone. Che pere. Nessun altro attacco nemico. Occhi aperti per nuovo contatto. Beh, la mia vecchia vita mi ha insegnato allo scudo, ovvio che non riesce, per forza. Oh, cazzo, ah, sì? Ancora. Sono cose che si imparano quando cresci nei bassi fondi e la mamma è morta e papà è un lontano ricordo. Che ricordi belli d'infanzia. Questa roba funziona per me, sergento. Devi trovare che cosa funziona per te. Già, immagino.
Per adesso, pensa soltanto a come arrivare al punto d'estrazione. Estrazione? Cavolo, devo chiamarli! Cassa delle armi, vabbè. Ci pensi tu, Rico? Ok. Tucano, Tucano, qui Lama. Estrazione richiesta alla postazione, qui Lama. Bravo. Alla postazione, bravo! Ho sbagliato! Sì, sì, ti aspettiamo. Passo e chiudo. Aspetta, aspetta, aspetta. Allora, allora voi c'avete il rampinazzo. Andrà tutto a quello, bene. Ok. È inevitabile che la prima missione trovi qualche intoppo. Concentrati e guida, sargento. Continuano ad arrivare. Sono un artista. Oh, salve! Indietro! Opla! A posto. Però questo qui è il rampino normale, quindi posso tenere premuto quanto mi pare e non ci sono danni. Bene così! Dove devo andare? Di lì. Ho preso, eh? Che fanno questi? Ma non lo sai che è pericoloso andare in moto senza il rampino? Vola via, vola! Che succede? Ragazzi, però, cosa vi devo insegnare? Aspetta, aspetta, aspetta! Ma perché non voli? Vola! Bastardi! Ma guarda te. Siete la vergogna dei rampini. Guarda che roba! Pazzesco! Ops! Errore mio questo, errore mio. Oh mamma mia, che disastri! Vola, razza di idiota! L'ha presa bene. Manca poco, Rico. Sta andando. Sistema quegli intoppi, sargento. E potresti diventare un vero direttore operativo per l'armata. Ma senti come lo sta pompando, gli sta mettendo hype. Fai quello che ti dico io e vedrai che andrà tutto bene come dico io. Adesso siamo parecchio nella merda. Già, cioè, direi proprio di sì. Madonna. Come ci tengono a rompere le balle qui. E questi? Dove siete? Sentito? Pare che il camion abbia dei problemi. Il camion ha svariati problemi, sì, effettivamente. Sta incassando un sacco di colpi. Sì, è vero. La Gatling no. La Gatling no, ragazzi. Vabbè, ho capito. E rampinatevi tra di voi. Stronzi. Siamo arrivati. È il punto di estrazione. A un metro siamo da dove qui, ci sono i nemici. L'estrazione ancora non c'è. Cazzo. Quindi abbiamo per due minuti uccidere quello che arriva. Mi stai dicendo dobbiamo praticamente questo. Dobbiamo spingerli finché quell'elicottero certo non arriva qui. Non avevo grossi dubbi a riguardo. Tenetevi pronti. Dov'è che... La manonera rivuole i suoi rifornimenti. Dov'è che posso... Lì. Colpi. Boni, boni manonera, boni. Ok. Ok, aspetta, 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 aspetta. Aspetta che sto cambiando arma. Ok, ci siamo, ci siamo. I veicoli sono troppo pesanti per quel tipo di palloni. Ma sì, ma che ti frega. L'importante è crederci nel cuore del rampino. Oh, scusami.
ottimo lavoro. Ma gente, siamo matti? Non lasciateli passare. Ma guardate quelli. Ma io vi rampino al suolo, vi rampino. Ma che cazzo? Sto malissimo, sto malissimo. Addio. E ricarica. Merda, oh. Oh, loro rivorranno anche le loro robe, ma... ma... forse era meglio lasciargliele. Ma in termini di vite umane non è andata peggio? Sia a noi che a loro? 4 secondi. Arriva l'estrazione? Spero. L'elicottero è quasi arrivato. Direi proprio che la mano nera ha chiuso. Ostia, ma non è che ne siamo messi meglio? C'è caduto un elicottero addosso? Sì, sì. E ho capito cosa intendevi prima. Lavorerò dietro le quinte. Mi assicurerò che l'armata resti equipaggiata e al sicuro. Se lo dice grazie lui. Del consiglio. Prego. In un esercito ci si spalleggia. Tutto sto casino per una cassa di munizioni. Posso farti un fischio per l'addestramento delle reclute? Vabbè. Vederti di persona aiuterà sicuramente il morale. Ok, certo. Ci vediamo. Che fastidio, però io sto facendo i cazzi miei. Va bene. Oh, sargento. Sargento. Bersaglio non più in vista. Confermato. Bersaglio in libertà. Ciao, Rico. Mi ha appena chiamato un certo Javi Huerta. Dice che hai fatto un lavoro per lui tempo fa. Secondo te potrebbe darci una mano? Sampai, 18-18-18. Buonasera, Gasto. Grazie mille. Ma credo che sia tu a potergli dare una mano. Vado a dare un'occhiata. Grazie. Prego. Oh, ehi, ci sarebbe un'altra cosa. Che vuole? Ehi, sargento! Hai detto che potevo chiamarti a questo numero? Chi sei? Ah, hai aggiunto Rodriguez alla conversazione. Bene. Senti, bellezza, voglio aiutare la vostra piccola rivoluzione. Sto girando qualche scena al fiume. Passa e ci mangiamo un boccone. Ciao! Chi era quella? Credo sia una produttrice cinematografica. Ma sei pazzo? Ho incontrato la truppa e l'abismo. Continuava a chiedermi di te. Però sembra voler aiutare. Tornate in posizione. Bersaglio perso. Boh. Vi dico, carino. Carino, a me non è dispiaciuto. L'acqua fa schifo da vedere, sì. Che male. Ah, la gamba. C'è il sott'acqua, bello. C'è dell'oro? No, era un sasso normalissimo. Comunque... si può rifare, fa ridere, sì, è divertente, insomma, non so come si salva, non so come si esci, non sta andando verso l'alto, ve lo giuro, forse devo premere ripetutamente, forse devo, no, sta annegando, sta chiaramente annegando, oh amico mio, o nuoti verso su o sei morto, io te lo dico, dai, oh. Questo è un coglione. Gli è caduto in testa un elicottero e non si è fatto niente. Rischiava di annegare perché voleva stare sott'acqua. Fa ridere. E a noi piace ridere. Torno al menu principale. I tuoi progressi del primo salvataggio saranno persi. Sì, ma mi è sembrato di averlo visto salvare con... eccolo lì, il coso. Ah no, è sotto di me. C'è il simbolo, il classico simbolo del floppy. Io vi saluto, amici miei. Io vi saluto. Sapete perché vi saluto? Perché è tardi, è ora di andare a letto e soprattutto a me spetta Natale in India da guardare. Allora io vi lascio alla simpatica leoparda che sta giocando. Che cazzo sta giocando? A Shop Equip. E noi le diciamo. Intanto grazie mille a Emto per la sua sub. Per i suoi 200 bit, perdona, mi ho detto una minchiata. Le diamo la signora Leopard. E le scriviamo tutti. Meglio un rampino oggi che un calcio nei denti domani. Grazie a tutti per aver seguito questa live, spero vi siate divertiti, io parecchio. Vi auguro una buona notte se andate a letto, un buon festino a base di coca se uscite con gli amici. Noi ci vediamo domani mattina con Spyro 3, il terzo episodio. Che storia.